Boh, oggi 22, non te lo so. Io avrei detto che quello era un fenomeno vulcanico. Già ce n'era stato uno più su, all'incirca sopra allo Striulo, tra lo Striulo e Cruciano. Oh, questa ho litigato pure con mia moglie perché ha detto che sono le erbacce dei contadini. Una non c'è un'altra qua giù. E beh, certo, prare tante qualche fumata di contadino che brucia, ci sarà pure, non è che... o viceversa. Chi lo sa? Un altro giorno è venuto mio nipote qua, che è avvocato, con aria soddisfatta, mi ha detto, dice, sai che c'è stata una sentenza in cui un giudice si è espresso per il ripristino di questi fuochi di sterpaglie, cioè non è più reato, tra un mese ritornerà la vecchia norma che si può bruciare, ma lo diceva con aria soddisfatta, come quasi per dire piglia davanti al culo. Attacca dal tram, non puoi dire più niente. Già adesso invece è ancora perseguibile dalla forestale, ma la forestale non ha perseguito nulla qua. Quindi se rientra pure la norma che si può bruciare, approfitto di queste fumate per dire sono le ultime, fotografabili, ecco. Dopo sarà tutto roba dei contadini. Ma tanti contadini io non ne vedo qua, in quelle colline. Qua i misteri, oltre mio nipote, i fumi e i guardie forestali, i giudici, c'è che ho preso durante la ripresa di un'eruzione, ieri mattina, alle 8, ho ripreso qui sopra la falegnameria, tra Mauro il pompiere e la falegnameria, proveniva dal terreno di Mauro. Quello che a me in condizioni normali sarebbe apparso come una pietra lanciata da un'eruzione, un labillo grosso, fumante. Se viene negato, un uccello non è. Io l'ho fatto passare per demone, almeno per giustificare gli hackeraggi che avvengono in questi posti a mio danno da tanti anni, i tentativi di stalking, se non addirittura di farmi fuori, ecco. Vabbè, sto demone l'ho pubblicato, sta su Basta Battere Fuscino e Fuscino Cantalice. Va bene, dopo la valle, là, a 3 minuti di distanza, i contadini sono venuti qui a San Liberato, da qua si riprende male, comunque si vedrà, sicuramente si vede. Ha cominciato a fumare a San Liberato. I contadini sono passati da quest'altra parte. Come cazzo bruciano questi contadini? I contadini di Cantalice sono incredibili il loro comportamento. La velocità, sono gli spiriti di Gonzales del fumo. Come gli spiriti di Gonzales sono quelli che sono interessati ai miei cambi di programma, ai miei trasferimenti su YouTube, sul sito. Anche all'apertura di Internet Explorer, non ho capito perché. Alla bio del computer, alla chiusura, alla pausa. Sembrano interessati a tutto, io li chiamo demoni perché
è stato comportato qua da alcune visioni fotografate. Vabbè, i contadini bruciano ancora Salibrato, nonostante il giudice abbia stabilito una più tardiva data. Bruciano dappertutto. È una telenovela questa, perché un vulcano al cardiopalmo, perché stavo riprendendo là, siccome c'ho avuto da fare, ho abbandonato l'evoluzione della fase che ho ripresa prima, avevo da fare, ho visto che a Cruciano sopra, ho fatto una foto a Cruciano e non so se sia venuto, perché ha smesso subito, però ha ripreso qua Salibrato dopo 20 secondi. Boh, cosa sia, io non so, sono contadini, sono demoni. Non lo so, non c'è il vulcano. Per me è il vulcano. È il vulcano perché nessuno ha prestato attenzione forse a fatti precedenti a questi qui, degli ultimi anni che ho descritto io. Io stesso una volta tornando da Rieti, una quindicina d'anni fa, anche di più forse, il giorno della Madonna della Grandine, dissi, ho assistito a un miracolo, perché venivo da Rieti, era una giornata di sole, come scopro la curva di Capodacqua, cioè quella curva che permette di vedere qui su, mi accorsi con grande stupore che sopra Salibrato c'era una nuvoletta e sotto la pioggia. La nuvoletta cominciava lì e finiva qua, più o meno in questa zona qua. Sopra tutto sereno. Sembrava il paesaggio, il carretto degli Adams là, che portano la nuvola sopra. Dissi, ma sarà il miracolo della Madonna della Grandine, non lo so. Come, il miracolo è, perché il miracolo è una meraviglia, rimasi meravigliato. Se era un fatto vulcanico anche quello. Il resto della pianura qua era tutto sereno. Poi ho dimenticato questo fatto, qualche anno mi è rimasto impresso, poi l'ho dimenticato. Ci stavo ripensando l'altro giorno. Quindi sono fenomeni che può darsi anche d'antica data. Che io stesso quel giorno non riuscii a interpretare come un fatto vulcanico. Lo definii miracoloso.